10 locali della provincia ionica insieme per mettere in rete esperienze ed eccellenze. Particolarmente significativo il nome dell'associazione, Se può fa, si può fare. L'Edne di San Giorgio Ionico, l'Acquaraggia di San Vito, al Vecchio Rifugio, non solo pizza, al Capriccio, la Pignata, il Landhaus, il Nirvana, la Locanda al Castello e Iacca Pasticceria. Questi locali che daranno vita insieme ad un appuntamento di 2 giorni dedicato al cibo e alla musica. I prossimi 8 e 9 agosto, infatti, sulla rotonda del Lungomare andrà in scena la Pizza in Festa, un evento che vedrà i ristoratori impegnati insieme per fornire ad una clientela speciale servizi di alto livello. Le pizze verranno cotte in forni che saranno installati proprio sul lungomare. Sarà spillata dell'ottima birra e naturalmente ci sarà spazio per la musica. L'8 agosto con numerosi DJ tarantini degli anni 80, il 9 agosto invece toccherà i Vasconnessi con special guest Andrea Innesto, sassofonista storico di Vasco Rossi. Se non prendiamo noi delle iniziative, che siamo commercianti con tante esperienze eccetera, mettendoci insieme c'è una forza importante sia per quanto riguarda verso le aziende, no? Noi ci rivolgiamo alle aziende e le quali scendono sul nostro territorio con delle informazioni e cultura sul loro stesso prodotto, e in effetti è nata così l'idea. L'obiettivo della serata, ripeto, è stare insieme e offrire a Taranto l'opportunità, insomma, di ritrovarsi su una rotonda. Per la prima volta andiamo a fare anche delle pizze in piazza, quindi portiamo dei forni direttamente fuori dai locali, quindi ci ripromettiamo di creare una situazione, insomma, di festa direttamente in piazza. La Pizza in Festa si inserisce nella programmazione estiva del Comune di Taranto, che oltre a concedere un contributo economico ha reso possibile l'iniziativa. E se i grandi eventi non passano per Taranto, ha detto il vice sindaco Gianni Cataldino, impegniamoci allora a sostenere piccoli eventi che nascono su impulso dei nostri commercianti.